Buongiorno a tutti, continuiamo con la serie di video tutorial dedicati alla gestione delle pratiche di successione e volevo integrare un video che già è stato appunto precedentemente discusso sulla gestione della rappresentanza. In particolar modo nel video precedente avevamo visto come gestire quello che è un rinunciatario. Si doveva integrare questo video in merito praticamente però alla gestione di eventuale rappresentanza per premorti. In questo caso io devo andare ad aggiungere quello che è un discendente nipote in linea retta del De Cuius, quindi in questo caso devo andare tasto destro su discendenti, aggiungi e andare a inserire quello che è il grado di parentela del tipo di soggetto. Però prima di fare ciò, per poter quindi distribuire correttamente quelle che sono le quote di legge in devoluzione, io devo andare a inserire quello che è il premorto. Quindi in questo caso prima di inserire quello che è la nipote, quindi possiamo già iniziare a inserire quello che è il dato insomma di riferimento, però dovremo poi compilarlo dopo aver inserito quello che è il premorto. Andiamo a inserire la data di nascita. Andiamo a inserire, ok, in modo da precompilare almeno la parte principale, quella che sono i dati dell'erede. Però in questo caso vedete c'è ancora da inserire quello che è soggetto di rappresentanza. Qui in basso troviamo anche un'eventuale nota di riferimento. A questo punto andiamo nella sezione rinunciatari e premorti, andiamo sul quadro EA. Come vedete, io già avevo precedentemente inserito quello che era il dato principale, cognome, nome, comune di nascita e codice fiscale. Però quello che mi manca ancora è andare a inserire la dicitura deceduto e ovviamente andare a inserire sempre come tipo di soggetto chiamata l'eredità. Questo cosa mi permetterà di fare? Di andare di nuovo sulla sezione eredi, andare sull'erede nipote in linea retta e applicare il genitore di rappresentanza. Ecco qui, mi va a caricare e quindi la sezione è compilata correttamente. In questo modo andremo a distribuire in modo corretto la devoluzione anche per nipote in linea retta. Lo stesso discorso vale anche per il grado di parentela fratello, sorella germana e fratello, sorella unilaterale. Nel nostro caso, però, invece di andare a inserire il nipote nei discendenti, andremo a inserirlo nelle sezioni collaterali e sarà indicata come dicitura nipote, figlio di fratello, sorella. E in questo caso, anche per quanto riguarda i premorti, rientrerebbero poi quelli che sono i collaterali, fratelli del decurus.